Parliamoci onestamente. E so che chi di voi ha viaggiato mi potrà capire al 100% ed apprezzare al 100% le mie parole oneste e schiette. Tornare a casa fa schifo. Nell'altro video ho voluto farvi vedere un po' come io ho vissuto la mia depressione post viaggio negli ultimi 3 mesi della mia vita. Tornare a casa era la cosa che più mi eccitava nell'ultimo periodo del mio viaggio. Aver comprato il biglietto per rientro, rientrare per Natale, le festività, festeggiare, fare cose, parlare con la gente, ritrovarmi le persone di casa che mi sono mancate. E tutto questo è stato grandioso. Per un mese, soltanto un mese. E dopo quasi esattamente un mese sono ricominciati i problemi che io avevo prima di tornare, cioè prima di partire per il mio lungo viaggio. E mi fa male far parte di quella schiera di persone che hanno viaggiato. E che dopo il viaggio si sentono superiori agli altri, superiori alle persone che sono rimaste a casa. Non mi piace a me quella presunzione, non mi piace dire o pensare, ah, io ho viaggiato e allora ho imparato cose nuove, ho avuto nuove esperienze, tutto è stato molto più veloce di quanto mai potrebbe essere stato a casa. Non mi piace quel tipo di presunzione, però in una certa forma quella presunzione è giusta. Quando viaggi vieni a contatto con tante realtà. Quando viaggi hai degli shock culturali costantemente, quasi tutti i giorni. Quando viaggi metti te stesso giornalmente al di fuori della tua comfort zone e questo è bello e brutto nello stesso momento, però è fortificante, ti aiuta a migliorarti, ti aiuta a capire quali sono i tuoi problemi, quali sono i tuoi limiti, quali sono le cose che potresti migliorare nella tua vita. E questo per certe persone che restano a casa, non per tutte, perché nel mio caso personale, tra tutte le persone che ho ritrovato dopo essere tornata, alcune sono cambiate. Sono cambiate in bene, in meglio, e sono contenta perché ho visto queste persone passare da essere degli adolescenti senza un perché a essere delle piccole donnine. Ed è bello vedere che nonostante si rimane a casa si riesce a crescere nello stesso modo in cui si può crescere viaggiando. E poi c'è il resto della medaglia. Ci sono quelle persone che non cambieranno mai. Ma non è il fatto che non abbiano viaggiato il loro problema. Il loro problema è che non cambieranno mai. Potrebbero andare a farsi 19 anni sul Tibet e comunque la loro mentalità e il loro modo di pensare e il loro modo di agire rimarrebbe comunque uguale. E con quelle persone io sto avendo un grande problema. Perché i disagi che c'erano prima, dopo che si parte per un lungo viaggio e si ritorna, si trovano gli stessi disagi e in un qualche modo i disagi diventano più profondi di quanto erano prima. Le crepe che c'erano si
si sono ampliate, si sono approfondite in una maniera esponenziale ed è colpa della distanza che si è messa nel mio caso tra me e queste persone. La depressione post viaggio è una cosa seria. Quando me ne parlarono, mentre ero in viaggio, non dia diretta a quelle persone. Mi dissero che Amel, tornare a casa sarà bello, il home high durerà un paio di settimane e poi ti renderai conto che sei rientrata nelle stesse dinamiche da cui sei fuggita. E io a quelle persone gli dicevo no, sei tu che vivi di presunzione, non è così. Come sono cresciuta io saranno cresciuti anche loro. Come ho deciso io di mettere le pietre sopra a certe situazioni, anche le persone di casa l'hanno fatto, invece non è così. Invece tutto è, a distanza di 3 mesi dal mio rientro, vi dico che tutto è rimasto identico a come sono partita. E questo mi ferisce tanto. Mi ferisce tanto. Mi intristisce, mi leva qualsiasi voglia di vivere, qualsiasi voglia di divertirmi. Mi leva la gioia che mi ha regalato il viaggio, di vivere la mia esistenza tutti i giorni con una sfida nuova. Solo che quelle che ho trovato sono sfide vecchie che ho perso in partenza, ancora prima di partire. Quando sei depresso, quel tipo di depressione che ti viene dopo post viaggio è difficile riuscire a uscirne. È difficile riuscire ad uscirne perché l'unica cosa che puoi fare è rimetterti lo zaino sulle spalle e partire. Però sai che una parte di te sa che non è giusto. Una parte di te vorrebbe rimanere, crearsi una vita nuova nel posto in cui si è ritornato e crearsi nuove amicizie, scoprire nuovi posti. Nel mio caso, vivere la città come se stessi viaggiando, che questo mi sta aiutando nel vivere la mia Londra. Però poi c'è l'altra parte di me che vuole ripartire. Sì. Non faccio altro che dirmi che preferisco rimettere tutta la mia vita dentro 12 kg di zaino e portarmela appresso in giro per il mondo. Solo che mi chiedo se c'è un modo per superare tutto questo.